Ciao, io sono Gianni95 e oggi ci troviamo su Minecraft per farvi vedere la prossima costruzione della serie. Allora, nello scorso episodio abbiamo visto la farm di pesca, che è semplicissima, funziona alla perfezione, io non so come utilizzarla in modo automatico senza, diciamo, appunto stando a FK e non muovendo niente. Ma comunque funziona, se puoi pescare benissimo. Adesso vi faccio vedere che si può pescare semplicissimamente buttando la canna da pesca qua. Lui attiva la porticella e poi la porticina e poi qua appena il pesce a bocca o l'oggetto lo peschi. Aspettiamo un attimo di riuscire a pescare qualcosa, vi faccio vedere che pesco e guadagno esperienza. Erano degli scarpini, mi sembra. Adesso rimettiamo la canna da pesca dove sta. Allora, praticamente adesso, grazie a questa farm di pesca, che adesso vi faccio vedere, andiamo giù. Ogni tanto mi sono messo a farmare. E ho farmato della roba, degli oggetti più questo libro qua che Maledizione del Vincolo. Non so se cosa mi faccia Maledizione del Vincolo. Forse mi rimane attaccato come incantesimo e non posso più disincantarlo. Non lo so. Magari scrivetemi un po' nei commenti cosa fa quella roba lì. Perché io ancora non è che ne sappia molto di queste maledizioni. Poi da qua invece ho pescato, ho trovato altre robe, ho trovato un arco con la penna, ok, impatto 1 e potenza 3 e libro incantato con protezione esplosioni 4, atterraggio morbido 4, indistruttibilità 3, colpo multiplo 1. Quindi funziona sta farm di pesca, solamente ovviamente devo stare qua a farmare, non devo mentre farmo faccio fare altro, cioè sto qua e guadagno oggetti, no? Poi naturalmente il villaggio qua ha tutto l'interno fatto con le recinzioni di legno e l'esterno con i muri di pietra, perché giusto per segnare l'interno del villaggio. Qua sto con queste scale, sto progredendo un po' avanti, poi quando l'avrò terminata vi farò vedere sia quello che il deposito. Ma oggi andiamo a far vedere la nostra farm di pesca, che ovviamente grazie a quella farm di pesca vi faccio vedere la farm di lana, perché ho dalla farm di pesca, adesso non voglio incasinarmi troppo dicendovi queste cose, ma ho pescato una targhetta. La targhetta l'ho utilizzata per una pecora in particolare, così diventava multicolore. Allora, qua vedete che abbiamo per ogni singola zona colori di pecore, abbiamo i lastri di legno qua sopra per risparmiare sempre il legno. Il bordo fatto in quercia, credo sì, credo sia quercia, questa non è abete, no? Non lo so, credo sia quercia, credo di aver messo la quercia. Poi ho messo la recinzione lì, tutto intorno, perché noi se andiamo qua fuori, vedete che ho lasciato un po' d'erba. Adesso comunque vi posso dire, adesso non so se riesco a farvelo vedere, adesso non lo so. No, non riesco a farlo vedere. Comunque sotto tutta la farm di pesca, anche qua c'è tutto il basamento di ciottoli, lastre di ciottoli. Quindi è stato un bel lavorino fare questa farm. È abbastanza grossa, una zona per ogni colore. E qua ho messo le recinzioni in modo che l'erba possa riprodursi e andare a prendere anche l'interno, cioè riprodurre il suo verde sul tuo prato, anche se le pecore vanno poi a mangiare e il verde si continua a riprodurre. Bisogna fare così perché sennò il verde sparisce e le pecore non mangiano più e non mangiando non producono più lana. Quindi bisogna tenere uno strato di verde intorno in modo da dare a loro la possibilità di poter mangiare l'erba. Ok, e qua ho fatto una recinzione di ciottoli, di murate di ciottoli più il cancelletto normale, solito. Poi a ogni ingresso di colori ci ho messo il loro colore della pecora, cioè bianco, giallo, arancione, rosso. Per ogni roba ha il suo porticato, il suo
tettuccio di lana per coprire il contorno. E poi ho messo la lana, il vetro, non mi devo confondere, il vetro per far vedere da sera fuori che da dentro il colore della pecora, ovviamente il vetro colorato della zona del colore della pecora, in questo caso bianco, poi lì c'è giallo, arancione, qua c'è il magenta e quant'altro, se vedete una pecora fuori, e poi dopo l'ho coperto tutto di lana. Ovviamente ho prodotto altra lana che questa farm praticamente utilizza quasi un accessorio completa per usare tutte le pecore di questa farm, perché sono tante pecore, sono tipo 12 pecore circa per ogni zona colore. Poi qua c'è la pecora, l'ho chiamata Jeb col trattino basso, e questa pecora diventa arcobaleno, diventa tipo una mascotte della nostra farm di pecore. Così questa sta qua e gira per la farm, visto che comunque colorata può stare in libertà come pecora speciale. Poi le altre pecore saranno invidiose, ma vabbè, questa è multicolore, quindi si tiene qua. Avrei potuto fare un'altra, solo che andare lì a pescare un'altra targhetta e mettere un'altra colorata, farei solo del casino per niente. Tanto me ne basta una super colorata e va bene. Poi ovviamente vedi arancione, c'è cioè il rosso, il tetto centrale l'ho fatto in lastre di quercia, i collegamenti tra un pilastro e l'altro l'ho fatto in betulla e tutto così per il tetto. E qua alle porte ho fatto praticamente un collegamento di quercia, una porta di betulla, due di quercia e le porte di betulla, un po' uno un po' l'altro. Poi naturalmente ho fatto il pavimento ho fatto tutto in mattoni di pietra, a parte i collegamenti tra una parte e l'altra fatti con la pietra liscia. Qui ci sono tutti i muretti fatti in pietra, in mattoni di pietra, per proteggere le pecore, perché se arrivano i lupi poi le danneggiano e non va bene, noi dobbiamo tenere sicura la nostra farm di lana. Poi qua naturalmente qua in mezzo, appunto essendo che il verde, cioè non essendo comunque lì in mezzo o qua in mezzo non collegate esternamente al terreno fuori, quindi non ricevono il verde, ho dovuto fare questo ovviamente tutto coperto sotto di basamento di lastre di ciottoli, vi ripeto. Ho dovuto naturalmente mettere torce perché così l'erba si cresce e ho dovuto appunto mettere l'erba qua intorno per appunto tenere il verde dentro la lana di pecora, per riuscire a poter continuare a produrre l'erba per le nostre pecore, perché se no non avendo l'erba, vi ripeto, non possono e produrre lana, perché se solo mangiando l'erba diventano poi gli cresce la lana e poi noi possiamo raccoglierla. Qua in mezzo, giusto per fare un sentierino e dare un po' un tocco di estetica importante, qua in mezzo ci ho fatto il sentiero con la pala. Sentierino, tutta la parte centrale qua. Qua invece vedete che comunque è tutto colorato, qua ci sono il nero, il grigio scuro, li ho messi tutti in ordine i colori, quindi sono tutti e 16 colori, tutti ordinati, e ovviamente non ve l'ho detto, ma si è visto comunque, che ogni connessione da una zona pecora a un altro colore, l'ho fatto una striscia di uno e una striscia dell'altro, una striscia di turchese in questo caso e una striscia di azzurro. Uno lì e lì, perfetto. Poi ovviamente ho messo torce ovunque per evitare gli spawn di mob o robe ostili che potessero dare fastidio alla nostra farm, e funziona benissimo. Cioè devi solo andare qua dentro e raccogliere la lana, non c'è nulla di difficile. E questa è la nostra farm di pecore. Nel prossimo episodio probabilmente vi farò vedere il deposito, probabilmente vi farò fa vedere il deposito perché mi manca un altro po' di costruzione e poi ve lo posso far vedere. Dobbiamo anche fare la farm di mucche, quella ve la farò vedere nei prossimi episodi appena riuscirò a realizzarla, ma intanto sperando che questa farm vi sia piaciuta, ditemi la vostra opinione, se avete
qualcosa da dirmi, se volete dirmi che quello che ho fatto secondo voi è sbagliato, che posso migliorare qualcosa, io vi ascolto, tranquilli che vi ascolto, voi scrivete un commento e io vi risponderò e cercherò di migliorare per darvi più qualità a quello che faccio o quello che vi porto sul canale, per intrattenervi sempre di più. Detto questo, sperando che questo video vi sia piaciuto, invito a lasciare un bel like, un commento per darmi la vostra valutazione e dirmi le vostre opinioni riguardo alla nuova farm e a comunque alla serie, se c'è qualcosa che vorreste farmi sapere o dirmi. Condividete il video per aiutare il canale a crescere, iscrivetevi al canale se siete nuovi e noi ci vediamo in un prossimo video. A presto!